Ciao a tutti gli amici di Out of the Beat. In questa puntata ci sono venuti a trovare allo Sciabba di Cantù i componenti di uno storico gruppo nato a Varese nel lontanissimo 1991. Sono con noi gli Originale Trasmissione del Ritmo, a.k.a. OTR. Ciao ragazzi, come state? Ciao. E come dicevamo, la storica formazione degli OTR nacque nel 91 a Varese. Com'era la scena in quel periodo a Varese? A Varese non è che c'era, non si poteva definire proprio una scena, però c'era della gente presa bene, quello sì. Scena forse un po' prematuro, c'erano già gentaccia come Esa, Thor, Tormento, Azza che rappavano, poi si beccavano a skateare, io già facevo il DJ con Polare, giravamo a qualche festa, quindi si può parlare di scena, di gente che faceva un po' robe pazze e quindi ma ci beccavamo per fare robe, festa, divertirci. Parlare di scena hip hop non lo so, forse non eravamo ancora consapevoli, però probabilmente c'era, per il fatto stesso che noi eravamo in qualche modo già attivi per le nostre cose. Questo ti posso dire su Varese, per il resto della realtà nazionale sicuramente c'era, le testimonianze ci sono, adesso c'è anche tanto materiale che si può recuperare in rete su quello che c'era fin dagli anni 80, Milano, Roma, Torino, Bologna, eccetera. Noi provavamo a fare delle robe, questo è quanto. Com'è cambiato il modo di fare hip hop in questi 23 anni? Volare adesso farà la storia anno per anno, da 23 anni fa fino ad ora. Io intervengo solo per dire che siccome ho già fatto l'intervista per Out of the Beat, oggi risponderanno solo Polare e Vigor, e quindi se volete sapere tutte le cose assieme dovete vedere questa intervista più l'altra, per chi non l'avesse vista, perché molti di voi già la conoscono bene. Yeah. Che differenze ci sono, ma non lo so, non so com'è la scena adesso. Ti posso dire che la scena di allora era, per come la vivevamo noi, un gruppo di amici che faceva delle cose per il divertimento, con uno spirito di condivisione e confrontandosi con altre realtà, altre scene di tutta Italia, coinvolgendo anche altre realtà. Esa è sempre stato uno che ha cercato di tirare in mezzo più gente possibile. E ricordate quando avete lanciato il bilanciere di pesi? è stato un attimo di condivisione anche lì. No, niente, c'era Fabri, c'era Nesli, era la sede di Milano, eravamo già nel periodo di gente guasta, quindi c'eravamo già guastati, quindi era una bella casa, una maison des artistes, con Sean, Super Ciri, Cirone grande, e niente, si vivevano degli attimi di follia, sì, un po' di guastazione. E quindi no, ci si faceva degli agguati, insomma bisognava essere sempre pronti a qualunque situazione, in qualunque momento, e quindi come training ci si gettava addosso anche dei pesi e in quell'occasione è stato coinvolto anche Fabri, che era lì di passaggio. Bella Fabri. Oggi sono scoop Out of the Beat, preparatevi, tocca Vigor. Che differenze trovate tra gli MC, i DJ e i produttori di oggi e quelli di un tempo? Adesso aspetta che mi concentro sulle specificità delle discipline, ma non lo so, secondo me è l'attitudine la cosa che fa la differenza. Quindi come c'era allora il DJ più bravo perché aveva un'attitudine e poi è andato avanti, lo stesso ha fatto il rapper, e questo vale un po' per tutti gli altri. Chi lo faceva magari tecnicamente bene ma non aveva l'attitudine, poi comunque ha smollato il colpo, perché magari la stessa tecnica o capacità l'ha sviluppata in altre cose anche al di fuori dell'hip hop. Quindi non lo so, secondo me non c'è una gran differenza, la cosa importante è l'attitudine, quindi se ce l'hai e la porti avanti in tutte le discipline,
vai avanti a fare quello perché si vede che è la cosa che è la roba tua, no? Se invece lo fai perché tecnicamente sei veloce, rapido, abile a fare dei pensieri o a scrivere, qualcuno può diventare anche uno scrittore o quant'altro. Posso? No, non puoi, non puoi. Ti voglio chiedere di raccontare che bene di spiegare come mai in epoche in cui gli OTR suonavano, a proposito dei DJ, non c'erano le console, dovevamo portarci in giro il tavolo e ora lui vi racconterà come abbiamo fatto per portarci in giro il tavolo in 5 in macchina per anni. Allora, gli skills dei DJ non erano soltanto mani sul mixer con controller digitali, ma erano quelli di avere i case più leggeri possibili, di avere il tavolo portatile, e quindi noi ci costruimmo un tavolino retrattile che si poteva imboscare sotto il bagagliaio e una tavola delle dimensioni esatte per metterci i piatti, e quindi quando arrivavamo eravamo equipaggiati, camps equip, no? Come una band, come Premiere con il gruppo Home, e quindi noi arrivavamo con le nostre robe, montavamo tutto, e questo può essere una differenza tra i DJ di allora e quelli di adesso, che in realtà arriviamo tutti belli freschi con il nostro PC, il nostro computerino, attacchiamo serata, andiamo, e prima ci dovevamo sbattere un po' di più, raga, è vero, hai trovato una differenza, bravo Esa. Io, scusa, aggiungo che la prima volta che siamo andati in studio abbiamo portato i giradischi a mano, tipo non so quanto pesa un giradischi, 20 kg, 12 kg, ma per chilometri, no? E va bene, niente, OTR, il primo nome di OTR era Organizzazione Trasporto Ragazzi, perché eravamo in 15 per fare una cosa che fosse una data o uno studio così, minimo. Sì, dovevamo organizzare almeno 3-4 macchine, quindi bisognava partire 10 giorni prima quando c'era qualcosa. E che fine hanno fatto le jam che popolavano l'hip hop italiano a quei tempi? Infatti no, le occasioni di jam... Indelebile, sì. Di belle occasioni di jam grosse, chiaro, Indelebile a Rimini è stata una delle prime, il Juice ad Ancona. C'è Sbavo Bangona. Racconta, ti prego. No, aspetta, di jam belle in Italia ci sono state tanti, importanti. E, chiaro che come si è. Come è successo al Juice? Niente di che. Cosa c'era? Sedie che volavano. No, non mi ricordo. Ok, va bene, non è un problema. Te la racconto io, posso questa? Dai, racconta. Allora, praticamente al Juice venne preso uno spazio nuovissimo ad Ancona, che era tipo un grosso palazzetto, detto panettone, a forma di panettone, per ospitare una jam che iniziava alle 9 di sera e finiva, doveva finire del mattino. Praticamente, esatto, hanno un po' che, insomma, era un po' anarchica, ed è partita nei migliori dei modi ed è finita con gente che si menava, anteggata, in dipinto tutto il posto, è stato un disastro, hanno preso delle cause i ragazzi che organizzavano quell'evento, ma fu una delle jam memorabili. Oltre a quello avevano preso comunque svariati chilometri di muro, ho invitato writer da tutta Europa, comunque durante la serata si sono esibiti tanti gruppi in gamba. E partì tutta la serata con una specie di scazzo tra DJ Enzo e Bassi Maestro, che però ne fece le spese l'organizzatore dell'evento, che a mezz'ora dall'inizio della jam finì all'ospedale, e poi dopo, durante la serata, succedettero di ogni tipo, compreso una sfida tra me e Jared dei Cammelli, e quindi no, è assurdo, c'era Neffa, c'era Graf, c'erano i ragazzi di Ancona che ho organizzato, Breaker da tutta Italia, Writer da tutta Italia, c'era Gio Cassano, che insomma c'erano, devo dire tutti, c'era Inoki e Giannino, proprio la PMC all'inizio, che facevano solo freestyle, inviati da Deda in missione, e gli OTR sono stati anche lì nelle magiche jam. Non lo so, io non no, c'ero, ma non me ne ricordo. Adesso non lo so e non le vedo. Fai la domanda a lui. Vigor, dove sono finite le jam? Con i writing al pomeriggio, le sfide di B-Boy. Fammelo sapere. No, penso che ci siano qualche pazzo che ancora ci prova, c'è.
noi qualcuno ogni tanto cerchiamo di metterla in piedi, ma il problema è magari che sono, siccome adesso ci sono un po' più i personaggi nella musica e nell'arte in generale piuttosto che la musica in quanto tale o l'esperienza collettiva, le jam vengono un po' più disertate a favore di eventi dove c'è il personaggio in primis, e quindi boh, magari c'è meno attenzione mediatica, però la gente che si sbatte per farle ce n'è ancora, cioè la voglia di farle c'è di brutto, la gente vorrebbe, la difficile riuscita è dovuta a altri fattori che non tanto riguardano lo sbattimento della gente, però hanno fatto una fine che non è una fine, è un passaggio. Si tornerà a farle perché le cose sono cicliche, la gente si stuferà di andare al mega concerto, si tornerà alle jam più easy, più con partecipazione, quindi non hanno fatto una fine, hanno fatto un percorso un po' alterno, su e giù. Inizialmente la crew OTR era formata dagli MC Esa, Polare, Torrido, Azza, Intruso, Limite e dai DJ Vigor, Vez e Irmu. Oggi qui siete solo in tre. Che notizie avete dei vostri vecchi soci? Li sentite ancora? Beh, allora guarda, diciamo stanno tutti bene fortunatamente, è una cosa bella. In realtà, esatto, fai conto che il primo gruppo di OTR, che aveva anche qualche altro pischello in più nella storia, compresa anche delle ragazze, era 91-92. Già quando abbiamo fatto quel sapore particolare, alla fine eravamo rimasti già io, la Pina faceva Capolino, Azza, Polare e Vigor. Irmu era già nel sottotono per un periodo, e il Vez fondamentale. Vez ci vorrebbe anche oggi, infatti facciamo un appello pubblico, ragazzi, rimandateci il Vez, che il Vez era già uno grande nella nostra epoca, forse adesso non c'ha tanta voglia di rock and roll. Vez, se hai voglia di rock and roll ti aspettiamo in studio. E gli altri stanno tutti bene, Limite, Azza, ben beccati, Intru, gran personaggi, gran massicci, qualcuno è diventato medico, qualcuno assicuratore, qualcuno avvocato, qualcuno uno zingaro, come noi, che così va, segue l'ispirazione, un poeta, e tutto va bene, no? Penso che, guarda, purtroppo sai la differenza, che è quella che fa diciamo anche la qualità dei progetti, è che magari per avere un giorno una bella festa come stasera o come altre che ne abbiamo fatte, altre che ne faremo, come le mille jam che chiediamo di organizzare, che organizzeremo anche noi, cioè ci sono tanti giorni in cui è duro far musica, in cui ti devi incontrare, fare, disfare, costruire qualcosa che poi ti porterà a divertirti un giorno. Quindi insomma, molta gente che con noi suonava finché era solo da divertirsi, giustamente, perché uno fa quello che vuole, c'è estate, c'è, passa, va e viene, e quando devi fare un disco, un impegno veramente un po' più grosso, un tour, delle date eccetera eccetera, e lì si fa la grossa selezione nei gruppi. È quello insomma che è successo anche a noi, tutta gente brava, appassionata di pop, però insomma magari non aveva due o tre pomeriggi a settimana più i weekend da dedicare all'attività di musica, che quando diventa professione o passione un po' seria, insomma ti richiede un impegno, giustamente. Sì, l'hip hop è un lavoro, quindi è un capolavoro. Comunque li sentiamo, cioè qualche volta li vediamo, e quando possono vengono anche a delle reunion, sono anche passati, quindi ci sono, e li sentiamo sempre vicini a noi, nello spirito perlomeno. E nel 1992 esce il demo tape L'anno della riscossa, seguito da Ragano Droga. Insomma, avete iniziato subito con due grandissimi successi. Te ne parlerà Polare. Allora, io nel dicembre 92 sono partito per il militare, quindi ho vissuto in pieno un anno di full immersion nell'hip hop.
No, quando tutto questo è partito, effettivamente io mi sono trovato in quell'anno un pochino impegnato. Però appunto appena tornavo sentivo che c'era un qualcosa che stava germinando, stava fermentando, stava salendo. E per cui appena ho terminato il militare, anche se avevo appena iniziato un lavoro, mi avevano offerto di un contratto di assunzione, però ho deciso di smollare per appunto cominciare questa avventura qua con gli OTR. Prima ero disegnatore tecnico al CAD. Non l'avrei mai detto. No? Non lo sapevate? Ma raccontagli di tuo fratello che non gli piaceva come facevamo le rime perché era abituato al rap di Jovanotti. Te lo ricordi? No, me lo ricordo. No, questo no, questo non è vero. Allora, il bravissimo fratello di Polare, che salutiamo e gli vogliamo bene, che è uno dei nostri primi recensori del demo e si era un po' sbalordito in maniera non proprio positiva del fatto che noi cercavamo di fare un rap un po' più eclettico, un po' più a livello con rap americano, e qua in Italia giustamente erano tutti obbligati. Il paragone noto era ovviamente Lorenzo Cherubini. E quindi noi, tutta la gente ci diceva, ma non siete come Jovanotti, ma non fate come Jovanotti. Allora noi nel primo demo degli OTR abbiamo fatto un dissing a Jovanotti che si chiamava... Non ha portato bene dissare Jovanotti. Legalo alla colonna. E anche un dissing a Masini fu fatto. Ma tutta roba mia, ero un po' in un periodo così Beastie Boys, quindi diciamo anticonvenzionale, e insomma fu quello un po' un modo di prendere fiducia in se stessi. In realtà io nel tempo ho maturato un sacco di amore sia per Masini che per Jovanotti, anche se diciamo non sono i miei artisti fondamentali, però li voglio bene anche a loro, sicuramente sono insomma più creativi di altri, però insomma a noi ci piace James Brown e anche a loro piacerà sicuramente sia Masini che Jovanotti, quindi ci siamo tutti d'accordo, andiamo tutti d'accordo secondo me musicalmente. Continuando con il discorso Jam, ricordiamo che voi e la Pina vi siete conosciuti proprio in una di queste feste e da lì in poi, come appunto avveniva ai tempi, ci furono grandissime collaborazioni tra di voi. In realtà le jam erano proprio i punti salienti per poter fare incontri, poter appunto fare collaborazioni e quant'altro, quindi anche con la Pina più o meno andò così. Io mi ricordo la frequentazione in Pergola a Milano, piuttosto che a Bologna in un tendone, mi ricordo una jam in un tendone nell'inverno del 93. Mi ricordo questo posto pieno di fango, pieni d'acqua, però fighissimo, perché erano le jam, quelle che dicevamo prima, no? Dove ci si beccava tutti, e quindi le collaborazioni sono iniziate con le persone con le quali ci si trovava più feeling. Quell'occasione sono anche l'isola Gay Posse. Già, è vero. E... uno dei pochi gruppi rap gay della storia del rap, anche se ce ne sono adesso di gay rapper, e probabilmente organizzerò presto il Captain Futuro Gay Rap Contest per rispetto alle brothers and sister omosessuali che rappano in Italia, che secondo me ce ne sono tanti. Big up. Quindi occhio a Facebook, ragazzi. Sarà frequentato prossimamente. Quindi no, sì, collaborazioni con la Pina che poi si sono trasformate in registrazioni di pezzi, quindi partecipazioni, featuring e anche dischi suoi. E queste partecipazioni, queste collaborazioni però sono andate anche oltre, perché poi gli stessi lavori fatti con la Pina sono stati magari remixati da Next One in altre situazioni. Quindi le jam erano sicuramente un modo per incontrare gente per poi fare non dischi nello specifico, ma featuring e collaborazioni. Se usciva il disco, meglio ancora. E nel 1994 esce Quel Sapore Particolare, album contenente il brano di successo Quando Meno Te Lo Aspetti. E nel 1996 fu fondata La Connessione. Chi ci spiega perché fu fondata e quali scopi aveva, insomma?
la connessione. Abbiamo recentemente rivisto Riva al Capone, super connessione nostra del Belgio. Bruxelles. Si è sposato, congratulazioni, viva gli sposi. A presto, anche tu devi avere degli eredi, mi raccomando. Val, vogliamo dei nipotini della connessione a Bruxelles. E, la connessione com'è nata? È nata sempre in queste jam, era una jam al tunnel organizzata, più che altro una jam di B-Boying, e nella quale erano venuti diversi crew da tutta Europa e insieme a alcune crew di Stuttgart era venuto Tony L, il nostro italiano in Germania, The Funk Joker, super crew storica tedesca, Advanced Chemistry, con Boulevard e Torchman, e quindi è cominciato a questi scambi con questi gruppi della Germania, del Belgio, e sempre ESO, il nostro Pierre. Racconta che hai condiviso la camera con Freestyle degli Arsonist. Non me lo ricordo, guarda. Allora, ho condiviso la camera con talmente tante persone che passavano dalla sede che non me ne ricordo. No, col tour è quello di Torch, Freestyle, quel tipo di New York che ha fatto il tour di Tony Young, che teneva il banchetto del merchandise e facevi il rap. Sì, no, quello me lo ricordo, ma è che ho condiviso questo dettaglio. Ragazzi, Polare è praticamente la cosa bella di l'hard disk ha una sua capacità per poter immettere delle cose nuove, devi scartare delle cose vecchie, quindi ha rimosso tutto, però ha tenuto quella, la patch, quella del rap, no? Quella, il plugin che lo fa reparare a macchinetta, infatti è rimasto, sono contento, frate. Adesso una parola al nostro sponsor DJ Vigor. Sì, la connessione sì, è stata figa, ha prodotto anche dei bei dischi, delle belle robe che la gente si sente ancora e c'è ancora voglia, sarebbe contenta di rivedere anche magari questa gente tutta assieme, quindi figata la connessione, probabilmente va avanti per cose naturali, ma ci si ribeccherà, infatti quest'estate con Torch forse ci ribeccheremo, faremo qualcosa, andremo all'estero, probabile, a presto ci saranno delle news. E nel 1997 esce dalla sede. Da qui iniziamo a parlare di un grandissimo album, un classico dell'underground dell'hip hop italiano. Avreste mai immaginato di raggiungere un così grande successo con questo album? Allora, con tutto l'impegno che c'è stato dietro, ci aspettavamo comunque almeno un po' di successo. Quindi direi di sì, è un disco al quale abbiamo lavorato per 2 anni, però con alle spalle le conoscenze del disco della Pina che avevamo fatto nel frattempo, che aveva avuto anche un bel successo con la canzone Le mie amiche, e prima ancora del primo album degli OTR. Quindi avevamo già 2 esperienze professionali di dischi con etichette indipendenti un po' forti e major, e era giunto il momento di fare il nostro dalla sede, dopo aver avuto anche questo bel contatto con l'estero, con Francia, Belgio, Germania. Grazie a Next One, grazie alla buon'anima di Crash Kid, un altro storico b-boy italiano, maestro di pop per l'Italia, a cui vogliamo tanto bene. Abbiamo fatto dei bei giri per l'Europa e lì niente, siamo stati nel bene, abbiamo carpito 2 altre cose che ci mancavano, che in zona non capivamo, quindi consigliamo a tutti di muoversi, di andare a fare dei bei giri per l'Italia e possibilmente anche all'estero, che portano bene, e a noi ci hanno portato per esempio la consapevolezza per passare da un rap che era molto fresco, intrattenimento, funky, party, a qualcosa di più filosofico, perché dalla sede è il disco filosofico del rap italiano. E detto questo, volevo solo dire una cosa. Ta-da! Che dovevo sapere? Quanto è buono il formaggio con le pere? Ricordiamo che Frankie Energy ha addirittura dedicato un intero pezzo al gruppo OTR. Che cosa avete provato in quel momento di così grande rispetto? Allora, noi per
per ringraziare Frank Energy dell'omaggio, tributo, riconoscimento che ci dedicò e che per noi fu un grosso onore nel 91. Oggi Polare canterà a memoria tutta Fight the Fida. Vai! Dimmi come parte. Padre contro figlio, padre contro figlio, fratello su fratello, partoriti in un avello come carne da macello. Uomini con animi sottili come lamine, rabbiosi con il crimine. Vabbè, dai, però, grande. E nel 1998 OTR si trasforma in Gente Guasta. Che chiediamo a Vigor. E Vigor si è trasformato anche lui in quel periodo. Raccontaci da cosa ti sei trasformato mentre noi ci eravamo trasformati, giusta, era il giusto termine, quando noi ci trasformavamo in Gente Guasta. Dove ti sei trasformato di più? Non mi fate finire. Che obiettivi vi siete prefissati di raggiungere? Pensate di poter superare il nome OTR? Ma secondo te uno che si guasta si pone degli obiettivi? Ma scusa, Noi in realtà con Gente Guasta volevamo fare del rap che tornasse a essere la passione. Invece con OTR, i progetti che abbiamo fatto in quegli anni, che siamo finiti a lavorare fortunatamente con Antonella Ruggero, con La Pina, progetti mainstream, con Giuliano Palma, abbiamo fatto le collaborazioni con, come si chiamava quella bravissima cantante che ha lavorato con Pina, un disco abbiamo fatto assieme, La Tosca. Abbiamo fatto robe professionalmente fortissime e anche belle ovviamente, però io posso dirti in quel periodo c'era proprio anche un sacco di stanca del gruppo. Vigor e Vez erano proprio stanchi di andare in giro un po' a suonare, gli piaceva fare un po' lo studio, hanno fatto lo studio. Penso che sia stata quella l'esigenza che un po' ci ha fatto andare in direzioni diverse. Io e Polare eravamo zingarelli, ci piaceva andare a fare anche le jam così disorganizzate, girare, vivere un po' l'avventura della musica, perché avevamo visto palchi anche da 20.000 persone. Ovviamente quando una tua passione diventa lavoro potrebbe anche guastarsi un po' la poesia. E quindi Gente Guasta è un disco, invece no, volevamo ritornare a essere ragazzi che facevano il disco nello scantinato, nello sgabuzzino di casa. Abbiamo messo lo studio, il polmone d'acciaio, e mentre invece i ragazzi hanno costruito uno studio bello che ha praticamente sviluppato la scena di Varese, provincia e Canton Ticino e metà scena italiana. È andata a registrare nello studio di Vez e Vigor, che si chiamava Lo Scannatoio, perché era anche il posto dove portavano le loro vittime d'amore. Però insomma era ovviamente anche il posto dove registravano tutti i gruppi rap a livello regionale, quasi anche nazionale. E quindi insomma era forse un'esigenza di quel tipo lì. Ragazzi, contate che noi in quegli 8 anni così abbiamo fatto delle grossissime produzioni e impegno grosso, professionale, in un'Italia che si apriva molto all'hip hop, ma in realtà era sempre un genere underground, cioè ce n'è rispetto alla Roma, sono due pietre emiliane dell'hip hop, però eravamo sempre per appassionati, che erano tanti, e anche oggi sono tanti, e vedrete che torneranno le jam, tornerà tanto hip hop classico anche di ragazzi giovani che si sono appassionati. Questa è una bella cosa che vogliamo dire, e adesso diciamo una cazzata, vai, dico io. Pace, amore, regà, vi voglio bene, felicità, è un bicchiere di vino con un panino. Che progetti immediati ci sono per il futuro di Gente Guasta? Oh, Gente Guasta, per quanto mi riguarda, si condensa in un giorno a settimana, una sera a settimana. E no, quando ci si becca si fanno delle cose. Va bene, tanti live. Fortunatamente c'è Esa che produce in sovrappiù per tutti, per cui la fai bene. Diciamo che Polare sta aprendo anche il suo studio di architetto. E quindi oltre al suo lavoro, nuovo, abbiamo un po' meno tempo per fare le canzoni nuove che vorremmo fare al più presto e fare un disco nuovo. Ma stiamo facendo 2-3 live al mese, quindi ci vediamo spesso per divertirci e suonare con gli amici, ed è una cosa bellissima, e speriamo di farne tanti altri. Yeah. Fai parlare un po' Polare, dai Polare, dici una cosa che sai, la poesia della scuola, te la ricordi?
Sei timido a volare. Che fategli una domanda che sa, così risponde subito. Qual è la domanda che sai? Quanto fa 9x9? Non lo so. È timidissimo. È un timidone polare, a poccioccone. Ragazzi, per noi è stato un grandissimo piacere avervi qua ad Out of the Beat e speriamo di rivederci al più presto con altri progetti, aneddoti, cazzate da raccontare. Beh, volentieri, quando vuoi ci chiami, noi facciamo un'intervista peggio di questa, se vuoi. Quando vuoi. Piena di perle. Quindi grazie a voi, grazie a te per la partecipazione a questa nostra scemenza generale, però demenza, però ci piace. E passo a Esa che saluterà. Dico l'ultima e poi... cosa intelligente prima di dire una stronzata. Stiamo ristampando Sintonizzati, state connessi, sintonizzati, che noi ristampiamo Sintonizzati in CD sicuramente e forse anche in vinile, quindi mi raccomando, è uscito per le rare il mio album solista, è uscito Vigola a fare la spesa due settimane fa, l'hanno incrociato al Mercatone di Varese e Polare è uscito di senno, è uscito a cena con sua moglie, quindi queste sono le ultime uscite. Vi vogliamo bene, OTR nella casa, gente guasta, solo amore.